Allora, mi chiamo Giuseppe De Rosa, sono nato nel 51, quindi ho una bella età e sono un attore. Io entrai a far parte di un circolo con degli amici dove si parlava di Stasi, eccetera, c'erano delle persone che facevano teatro. E io, non so per quale ragione, mi interessai. E da lì che è partito tutto poi il mio interesse e anche la mia attività. Il cinema invece è stata un'esigenza ben precisa, perché un attore non può essere, non si può fermare solo a teatro. Come tanti attori che non hanno fatto l'Accademia d'Arte Drammatica o cose del genere, io mi misi insieme a questo gruppo e cominciai a studiare, a imparare come si potesse fare. E durante però l'attività teatrale ho cominciato a capire che l'esigenza di fare anche altro era importante. Beh, quando io dico solo Eduardo, deve essere forse un delirio, perché di quello mi interessa. E nello stesso tempo devo dire la verità, l'incontro con Eduardo, che l'ho avuto con Luca per 8 anni, però nello stesso tempo ho avuto la regia della compagnia di Luca De Filippo per i primi 4 anni fino all'84, fin quando non è morto Eduardo, la sua regia. Questo è un incontro che io dico importantissimo. L'attore, diciamo, deve avere in sé la capacità di esprimersi in modi diversi. Io ho fatto il povero, il ricco, dall'industriale all'operaio, dal camorrista al poveraccio. Un attore deve saper fare tutto. Mastroianni disse una cosa meravigliosa con cui ho avuto a che fare purtroppo per poco, perché fece un lavoro, lui era davanti a me, c'era Mastroianni, solo quella volta. Disse: non solo ci divertiamo, come fai nella te, non solo ci divertiamo, ma ci pagano più. Non solo ci divertiamo, ma ci pagano più. Ah, la realtà è così, è vera. Se tu intraprendi questo tipo di mestiere, lo metti in conto in qualche modo che devi lavorare, ma nello stesso tempo però vieni pagato. Ed è un bel lavoro. Nell'ultimo anno ho fatto 4 cose, 4 non erano cose grandi, però tra cui anche questo commissario Ricciardi e il bastardo di Vizio Falcone, sono già andato in onda. Poi ho fatto un film, ho partecipato a un film di Sergio Assisi, che è il mio regno per una farfalla, e poi ho fatto una cerchia di 4 puntate dove sarò presente in un paio di puntate con un bel personaggio, un padre in questione, che si chiama Sara, da un racconto di De Giovanni, e andrà però su Netflix.